Se siete tra quelli che stanno pensando di fare il grande salto, sì, insomma, di passare all'elettrico, ma non con un'utilitaria, diciamo con qualcosa di più grande, che possa andare bene per tutta la famiglia, beh, sappiate che da qualche tempo nella mischia c'è anche Skoda. La Enyaq Coupé non è una novità. Ma torno a parlarvi di lei dopo un primo veloce contatto di qualche mese fa per capire come stanno davvero le cose grazie agli strumenti certificati di quattro ruote. Fino a qualche tempo fa le Skoda erano considerate le auto più semplici del gruppo Volkswagen, ma adesso le cose si stanno ribaltando totalmente, a tal punto che nemmeno Audi, parlando dello stesso segmento, secondo me può dormire sonni tranquilli. Diciamo che è con la cugina Volkswagen, forse meno premium, che la lotta si fa serrata. Entrambe, mi riferisco per esempio all'ID4 e all'ID5, condividono la stessa piattaforma, si chiama MEB. E riscrive un po' le regole delle proporzioni e degli ingombri. Pensate ad uno skateboard. La batteria è annegata qui sotto, le ruote sono agli estremi e qui c'è tantissimo spazio per gli occupanti. Lei misura 4,65 m da un paraurti all'altro, cioè 5 cm meno di Skoda, Octavia, Vagon oppure di una Kodiaq, giusto per rimanere in casa. Questo per dirvi che sembra grande e imponente, ma in realtà non lo è. Io la chiamerei aspirante premium, e non solo per la linea, che è muscolosa, imponente, sicuramente non anonima, che sa di auto di un certo livello, ma anche e soprattutto per come è fatta dentro. E dopo che sei a bordo, toccando qua e là per capire come è fatta, capisci che dietro l'apparenza c'è anche tanta sostanza. Vi faccio un esempio. Qui c'è uno sportellino rivestito in moquette. Sembrerà una piccolezza, direte voi, ma questo per dirvi che tutti i vani, per esempio qui le tasche o anche qui al centro nella plancia, sono rivestiti di materiale gommato o moquette. Una cosa che non tutte le auto, anche di segmento superiore, possono vantare. Lì davanti però non c'è la stessa cura e la stessa attenzione al dettaglio. Vi faccio vedere. Anzitutto mi sarebbe piaciuto che il cofano fosse sollevato da pistoni idraulici. Qui c'è la classica levetta. Ma al di là di questo è proprio la verniciatura che manca. È solo qui sul bordo, insomma, non è proprio un bel vedere. Ovviamente non c'è un vano relativo ai bagagli perché qui c'è il motore, ma quello posteriore è già capiente com'è. 537 litri verificati dal centro prove. Non sono male. E per dirvene un'altra, le soluzioni Simply Clever che hanno reso famosa Skoda, come l'ombrellino nella portiera, oppure il raschetto del ghiaccio, che è qui e prevede anche delle tacche per misurare i tasselli degli pneumatici e quindi viaggiare sempre in regola, beh, si sono evolute al passo con i tempi. Lei è elettrica, lo sapete, allora Skoda ha pensato ad una spugnetta che serve a non sporcarvi le mani quando il cavo di ricarica magari è sporco o bagnato. Cerchi enormi, fino a 21 pollici come in questo caso, la spalla è molto bassa, sportiva, barra 40. Cerchi quasi completamente carenati, servono a migliorare l'efficienza aerodinamica, che su un'elettrica è importante. Questa parte in plastica viene via. Dietro ci sono i tamburi. Sacrilegio, ce lo scrivete in tanti sui commenti. La verità è che la frenata rigenerativa di un'elettrica assolve già ad una parte di rallentamento, di frenata appunto, e allora le case possono limitare un po' i costi montando i tamburi al posteriore, che tra l'altro durano tutta la vita dell'automobile. Dal volante comincio subito con le impressioni sulla posizione di guida, che devo dire è un po' a metà strada tra quella di una berlina e di una SUV.
Si sta comunque seduti abbastanza in alto, si domina bene la strada e si vede bene, però non ci si sente appollaiati. Ecco, si ha invece sempre l'idea di sentirsi ben avvolti all'interno dei sedili e dell'abitacolo. E poi anche questi sedili, ritorno sul discorso, sono ben fatti in questo allestimento RS, sono quelli sportivi, quindi i fianchetti sono molto profilati e sono anche belli questi poggiatesta integrati. Eppure chi siede dietro non se la passa affatto male, anzi, il centro prove ha misurato fino a 47 cm tra la panca e il sedile anteriore, una misura da auto decisamente più grande. Qui davanti a me una strumentazione piccola piccola, sembra quasi quella di una motocicletta, anche se è molto ben fatta a livello grafico e di colori, molto ben definiti. Uno schermo da 13 pollici, grande e ampio, il più grande adesso disponibile sulla gamma Skoda, che è facile perché è subito a portata di mano, quindi non è distante da me, ma con il braccio, senza staccarmi dal sedile, riesco a comandarlo tranquillamente. Importante il grande head-up display a realtà aumentata, ed ecco perché la strumentazione è così piccolina, che mi dà la possibilità di consultare tutte le principali informazioni senza distrarmi dalla strada. Beh, lei tanto è sportiva fuori con le sue appendici aerodinamiche, poi in questo colore verde mamba, un optional, quanto invece, come dire, è comoda e sicura alla guida. Alla voce visibilità il lunotto posteriore discendente non crea problemi perché la visuale è ampia e si vede bene chi arriva o cosa c'è dietro. Di lato poi gli specchietti ampi hanno una grande, offrono una grande visuale, e poi comunque ci sono le telecamere a 360 gradi che fugano ogni dubbio. Versione 4x4 vuol dire che c'è un motore elettrico davanti e uno dietro. 299 cavalli totali e 460 Nm di coppia, che sono istantanei, e con la trazione integrale scatta in avanti con una cattiveria che non ti aspetteresti da una SUV che pesa, sulla bilancia, 2367 kg. Eppure lo 0-100 si copre in 6 secondi e mezzo. Mi sarebbe piaciuto, ecco, un carattere un tantino più sportivo, forse più coppia al posteriore, visto che questa è la versione più pepata in gamma. Chiaro è che se si spinge con decisione, la sete di kilowattora cresce parecchio. Ma se si viaggia col piede, per così dire, più leggero, si arriva a 385 km reali di media. Ricordo che la casa ne dichiara 502. In autostrada se ne fanno 300, in città 440 reali. Ricaricare la batteria da 82 kWh a 77 reali significa impiegare un'ora da colonnina da 50 kWh, che salgono a 7 ore e 40 dalla 22. Da casa a 2,3 kWh servirebbero 37 ore e 52 minuti. Ma se trovate una colonnina ultra fast, lei supporta fino a 350 kW, così bastano appena 32 minuti. Il punto è che lei è più comoda, è un'auto che dà il meglio di sé nel coccolare gli occupanti. È molto silenziosa, assorbe bene, è gentile sulle buche, per quanto i cerchi grossi da 21 pollici con spalla bassa, soprattutto sull'asfalto un po' rugoso, si fanno sentire. Detto questo, tra le curve si sente che l'assetto è tendenzialmente sostenuto, come vi dicevo, quindi lei non si muove come una gondola. Certo è che il peso inevitabilmente si fa sentire. È vero anche che il baricentro è spostato in basso, però a sensazione tra le curve una Tesla, che pure pesa, ha un'altra, come dire, spigliatezza, ecco, si muove in modo un po' più vivace. Quando l'ho portata, diciamo, un po' al limite in pista, è emerso un comportamento tendenzialmente sottosterzante. Vuol dire che l'anteriore tende ad allargare leggermente la traiettoria. Nulla di grave, perché comunque l'elettronica lavora bene, riporta tutto in ordine, per cui la ENIAC, dovessi definirla in due parole, direi che è un'auto sicura. Il posteriore è davvero aggrappato a terra, non si muove mai e infonde tanta sicurezza. Bene lo sterzo, preciso e abbastanza diretto, ecco, mi ricorda un po' quello Volkswagen Maniera, per capirci, quindi un buon comando, ecco, che sa trasmettere sotto i polpastrelli quello che accade sotto le ruote. Pollice in su anche per il comando del freno, che ha un buon comando. Nonostante la frenata rigenerativa, devo dire che il feedback al pedale è buono.
Lei non viene via per poco, o meglio, ha un prezzo adeguato al suo allestimento, che è molto ricco, top di gamma, 52.555 euro, ai quali però si possono comunque sottrarre gli eventuali ecoincentivi. Adesso, come sempre, voglio sapere la vostra. Scegliereste Skoda per passare all'elettrico? Ditemelo qui sotto nei commenti.